Buongiorno a tutte e a tutti. Rigassificatore. Questa è stata una settimana importante, ricca di appuntamenti e di novità, in continuo aggiornamento in merito alla tematica del rigassificatore e delle infrastrutture che interessano sia la parte a terra e sia quella a mare. L'amministrazione comunale di Quigliano ha organizzato un incontro pubblico nella giornata di lunedì 28 agosto, molto partecipato per informare i cittadini in merito al progetto di collegamento del FSRU della Gotland-Tundra alla rete nazionale di trasporto del gas naturale per la parte di competenza del territorio del Comune di Quigliano. Un incontro molto proficuo, anche perché sono emersi contenuti e spunti utili per il proseguimento del procedimento amministrativo. È stato il primo e per ora unico incontro pubblico promosso da un comune o da un ente amministrativo. In seguito, nei giorni successivi, ho riscontrato una presa di posizione critica di altri comuni, tra cui il più rilevante e più importante è stato quello del comune di Savona. Si è così allargato il fronte dei comuni che non accettano il progetto non solo per la parte a terra, ma anche per la parte a mare. Giudico molto positiva la decisione promossa da Savona di organizzare una riunione con tutti i comuni coinvolti, compresi quelli portuali, per confrontarci e maturare una possibile posizione comune. Il Comune di Quigliano, entro i termini previsti, ha trasmesso al commissario straordinario di governo, Presidente della Regione Liguria Toti, una richiesta di integrazioni e di chiarimenti su diverse tematiche riferite agli elaborati progettuali. Nella giornata di giovedì 31 agosto abbiamo avuto a Genova un incontro con la struttura commissariale, SNAM e RINA. È stato un incontro teso dove SNAM ha presentato il progetto e il sottoscritto ha posto la problematica del metodo e del merito del progetto, evidenziando che il progetto è stato realizzato e il procedimento amministrativo avviato senza il coinvolgimento del Comune di Quigliano. Non è condivisibile che lo Stato consenta la realizzazione di un progetto, seppure di interesse nazionale, senza considerare le situazioni urbanistiche, ambientali e di sicurezza del territorio che lo ospita, e senza un preventivo confronto con l'amministrazione comunale. Ho evidenziato che il Comune di Quigliano non può condividere questo tipo di progetto per il metodo e la sostanza del suo contenuto. Concludendo, ho richiesto se c'è la possibilità di modifiche sostanziali su questo progetto e sulla parte a terra, è emersa la disponibilità ad avviare un confronto su questa richiesta. Rimane il fatto che siamo all'interno di un procedimento avviato con un progetto depositato nei confronti del quale stanno emergendo forti criticità, sia per la parte a mare sia per la parte a terra, da parte di pubbliche amministrazioni, associazioni di categorie economiche, forze politiche, parti sociali, associazioni e gruppi organizzati e spontanei nei diversi comuni interessati. Il Comune di Quigliano, come dichiarato da subito, conferma la disponibilità a collaborare con i diversi comuni, istituzioni e con le altre realtà del territorio per trovare una soluzione condivisa. Estate ragazzi. All'interno del ricco calendario Estate Ragazzi che sta avvolgendo al termine, ricordo l'appuntamento di giovedì 7 settembre, giovedì 14 settembre, dalle ore 16 alle ore 18 presso il maneggio Quigliano Reading Club. Si svolgerà l'attività di giocaponi, 30 minuti dedicata ai bambini dai 4 ai 12 anni al costo di euro 10 a lezione, compreso di assicurazione Welcome Fise. Quigliano Natura, ritorna l'atteso appuntamento del mese di settembre, Quigliano Natura, con un ricco programma di eventi di fine estate tra storia, natura, turismo, ambiente, cultura e prodotti tipici del territorio. La manifestazione Quigliano Natura, arrivata alla sua terza edizione, ha come finalità quelle di sviluppare la conoscenza delle risorse e delle specificità che caratterizzano il territorio guglianese e di approfondire temi della sostenibilità, del patrimonio naturalismo, del turismo lento e dei prodotti locali. Gli eventi si svolgeranno dal 1 al 30 settembre 2023 in diverse aree del territorio guglianese.
Il prossimo evento è in programma venerdì 8 settembre alle ore 17 nel parco di San Pietro in Carbignano. Giuseppe Testa, studioso e autore di molti testi sulla storia locale, presenterà i boschi del Savonese e delle Tagliate, i nostri boschi dalla preistoria ad oggi. Sabato 9, 2:20 al parco, alle ore 17, convegno per la giornata del patrimonio, magia nel contado savonese con interventi di Giardelli, Cicigliotto e Cassanello. Alle ore 21, spettacolo teatrale per le famiglie. Corvina e le sette montagne con Gisella Vitrano e il piccolo teatro patafisico. Domenica 10, escursioni sui nostri sentieri accompagnati da una guida escursionistica. Il percorso prevede una bella camminata al Castello di Pomo, ritrovo alle ore 14:30, parcheggio di Via Roma, prenotazioni ufficio.segreteria@comune.quigliano.sv.it. Musac, oggi a partire dalle ore 18, appuntamento al Parco di San Pietro in Carpignano, con la serata conclusiva del contest musicale Musaca Music e Street Art Quigliano Contest. Esibizione live dei finalisti del contest e a seguire la partecipazione di alcune delle band più importanti della nostra scena, emergenti italiane. Liere Nera, vincitore del contest dello scorso anno, in Sunset, l'Avenue Nuke Lele e Primula Nera, a seguire il concerto dei Cuzzo nel loro Tata Tanka Tour. L'evento è a ingresso libero. Da 5 settembre è aperta la mostra fotografica di Cinzia Bellenda e Alessandro Gimelli, Le città dimenticate, in omaggio al centenario della musica della nascita di Italo Calvino, presso la sala consiliare secondo gli orari della biblioteca. Ingombranti, ricordo che mercoledì prossimo, 6 settembre, a Quigliano vi sarà la raccolta degli ingombranti. La raccolta verrà dalle ore 8 alle ore 12 presso Piazza della Costituzione, parcheggio antistante e Palazzetto dello Sport. Inoltre, sabato 9 settembre 2023, dalle ore 8 alle ore 12, in piazza Polera a Cadibona, vi sarà il ritiro dei rifiuti ingombranti da parte di SAT. Il servizio è riservato ai residenti della città di Quigliano. Interruzione energetica. Il 5 settembre, dalle ore 9 alle ore 17, l'energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sugli impianti che alimentano le forniture situate agli indirizzi via Faia, via Cavassuti, località Tagliate, via Vieiraschi e via Marrosso. Per qualsiasi informazione, chiamare il numero verde 80 35 00. Durante i lavori, l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Si invitano gli interessati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori. Ufficio demografici. Fino al 30/9/2023 lo sportello dell'ufficio anagrafe seguirà il seguente orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12. Giovedì l'ufficio rimarrà aperto esclusivamente per il rilascio delle carte di identità elettroniche già prenotate nei mesi scorsi. Per qualsiasi informazione o prenotazione si invitano gli utenti a consultare il sito istituzionale dell'ente o a contattare l'ufficio dalle ore 10 alle ore 12. Email ufficio.demografici@comune.quigliano.sv.it, email certificata pec.comune.quigliano@legalmail.it, telefono 019 2523. Buon fine settimana a tutte e a tutti.